è uno scarico che fino ad oggi, poi fortunatamente grazie diciamo all'impegno di tutti, verrà chiuso, che purtroppo scarica circa 7.000 abitanti nel torrente Solofrana, più un'industria conserviera, e con questo intervento insomma riusciremo a portare a depurazione questa aliquota di cittadini che attualmente non sono collegati. Passo dopo passo stiamo realizzando la strategia di disinquinamento totale del fiume Sarno. Step by step, lavoro quotidiano, impegno, determinazione, volontà ci portano a liberare il fiume da tanti scarichi abusivi. Mettiamo un punto importante per il quale abbiamo lavorato nella passata consiliatura, io da consigliere comunale, oggi ne vediamo i frutti, chiudiamo uno scarico importante, andiamo verso quell'opera di completamento della rete fognaria che ci sta diciamo interessando un po' il centro cittadino. Speriamo che in autunno inizieremo anche con il secondo lotto, che vedrà coinvolto l'area industriale, l'area periferica, così da dotare di infrastrutture finalmente un'area industriale di Fossa Imperatore.